Quanta fatica per risvegliare questo robottone. E una volta riacceso, sarà tutto finito, vero? Distruggerò l'istituto e tutti quelli al suo interno. Compreso Sean. Che madre terribile che sono. Beh, ormai è tardi per tirarsi indietro. Però mi chiedo se Preston abbia un'idea diversa di questa situazione. Preston? Preston, dove sei? Eccoti, ciao. Senti, penso che tu sappia già cosa sta per succedere. Ma cosa credi che dovrebbero fare i Minutemen? Ho preso una decisione. Ora l'istituto è nostro nemico. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. La domanda ora è: come ci comportiamo? Cosa dovremmo fare, secondo te? Secondo te, che cosa dovremmo fare? Speriamo che i dati che hai recuperato contengano informazioni utili che ci permettano di attaccarli. Consegna l'olonastro a Sturges, così potrà iniziare a esaminarlo. Mentre Sturges termina il suo lavoro, possiamo rinforzare le nostre file. E stavolta, quando attaccheremo, completeremo l'opera una volta per tutte. Se ricevo richieste d'aiuto dagli insegnamenti, ti avviso. Nel frattempo, dai una mano a chiunque ne abbia bisogno. Servirà ad aiutare la nostra causa. Certo, Preston. Aumentiamo le nostre linee. Ma perché scomodare dei cittadini del Commonwealth quando c'è già la confraternita che può farlo? Perché un bramino sta salendo le scale ora? Cosa sta succedendo in questo mondo? Ciao. Cos'è, vuoi una carezza? Niente, lui va a pascola, sale sulle scale. La gente vola. Che ne so io che succede qua. Ok, ormai non c'è più senso perdere tempo. È ora di inserire la pila a Liberty Prime. È arrivato il momento di scegliere il vestito più adatto. La domanda è: qual è il vestito più adatto per un'occasione simile? Troppo sfarzosi, troppo religiosi, troppo antichi. Questo sarebbe come usare le loro stesse armi. Questo la useremo la prossima volta. Questo non è il contesto giusto. Beh, tu sei interessante, effettivamente. No, abbiamo già un Liberty Prime. Direi proprio di no. Credo che mi confonderebbero con gli altri soldati. Questa non è una battaglia dell'RNC. Ah, quanto è difficile scegliere un vestito, eh? Non stiamo andando nello spazio. Ripeto, non stiamo andando nello spazio. Quindi direi proprio di no. Mentre voi siete troppo classiche per essere usate in una missione del genere. Quindi la scelta è solo una. Mia cara armatura, hai vinto tu. E come regalo ti cambio anche frame. Sì, direi che questo è adatto per fare un assalto all'istituto. D'altronde, chi non crederebbe mai che un laboratorio è stato assaltato da un cane e da un gatto? Dogmeat, esci fuori da lì, per favore. Bello. Forza, bello. Dobbiamo andare. Ma io mi sono appena seduto. E che cazzo? Non mi rubare la cuccia, cane di merda. Andiamo, Dogmeat. È ora di affrontare l'ultima sfida. Bene, spero che voi siete pronti, perché è arrivato il momento di risvegliare il robottone. E ha pure iniziato a piovere. Ingram, è il momento. Liberty Prime, io ti accendo. Nucleo di fusione, riavviato. Analisi completa sistemi Liberty Prime. Tutti i sistemi nella norma. Armi pronte. Ho da fare e non sono in vena di... Missione: annientare tutti i comunisti cinesi. Esatto, vai e distruggi i comunisti. Di una vittoria cinese. Nessuna. Vai, Liberty Prime. Saluto. Attacca. Ad victoriam! Procedo verso le coordinate del bersaglio. Addosso, Prime! Addio, istituto! Di ogni cittadino americano. La democrazia non è negoziabile. Ah, come cammina tranquillo sotto la pioggia. Fare questa missione sotto la pioggia ha quasi... Vittoria dei comunisti cinesi. Un senso molto più teatrale. E ovviamente sono apparsi i primi nemici. Let's go.
cosa credete di fare? Siamo io un robottone gigante, il mio cane e una pistola. È verità. Il comunismo è morto. Giustamente. Eccoli. Minchia. Ed è comunque riuscito a mancarli, eh. Eccone altri in arrivo. Rilevato ostacolo. Percorso terrestre al bersaglio. Minchia, disintegrato. Probabilità di ostacoli alla missione 32%. Avvio nuova strategia. Attivazione dei protocolli di movimento acquatico. Eh no, il movimento acquatico no, dai, non posso entrare in acqua. Probabilità di ostacoli alla missione 0%. Eh beh, certo, come no. La democrazia è verità. Il comunismo è morto. Anchorage sarà liberato. Vai tranquillo. Il punto è che non posso neanche salirgli sulla schiena, perché affondo anch'io. Ma perché ho scelto di venire in armatura atomica? Potevo farmi benissimo questa missione a piedi senza accetta nessun tipo di intoppo. Oppure essa ti spazzerà via. Ho voluto fare lo splendido anch'io in armatura atomica. E ce n'era bisogno? Io direi di no. E c'è pure un Vertibird. Aspettami, Prime. Sto arrivando. Aspetta che emergo. Chissà dov'è Dogmeat ora. Ma Dogmeat? Sta camminando sul fondo dell'acqua. Avvio della valutazione tattica. Vai, vai. Rilevata. Mi fido di te. Tu lancia le bombe. Benissimo, abbiamo del fuoco di copertura. Dogmeat, occhio che ti schiaccia, eh. Quello è grosso e cattivo. Il comunismo è l'essenza stessa del fallimento. Sono d'accordo. Sito commemorativo riconosciuto. Subito. Saluto patriotiche. Attivate. A voi, America. Tutti i veri americani hanno il dovere di onorare i caduti. Certamente. Chissà cosa pensa la gente che vede un robottone gigante passare. Oh, guarda, c'è Shinji che sta passando. Che tra l'altro, se volessimo fare i pignoli, Liberty Prime rispetto a un Eva mi sa che è veramente una caccoletta. È molto più piccolo. Ingaggio l'invasore cinese. Altri? Questo era leggendario, tra l'altro. Grazie, era furioso. Già che ci siamo, perché no, uccidiamo anche dei rider. Che tanto, erano lì che passavano. Se i rider avessero la bella idea di venirci ad attaccare adesso, sarebbero proprio stupidi. Ah, super mutanti. Nulla di cui preoccuparsi, insomma. Anche se hanno abbattuto un Vertibird, ma quello non è una novità. Un Bahamut! Quello è mio, Prime, mi dispiace. È preferibile la morte al comunismo. Cosa state attaccando? Non lasciamo superstiti! Ah, eccoli là, disintegrati da Prime. Un altro Bahamut! Che se non ti dispiace prendo io, perché sono un sacco di punti esperienza. Che il bello che Prime, se non ricordo male, ha un'animazione unica coi Bahamut. Dovrebbe tipo schiacciargli la testa. Ma dai. Ma fanno sul serio questi? Cioè, vedono un robottone gigante, la prima cosa che pensano è: dai, attacchiamolo, è sicuramente una buona idea. Forza Prime, siamo quasi arrivati. Eccole qui. Le fogne dove siamo spuntati l'altra volta. Qui nascondo i loro stupidi cadaveri. Beh, tra poco di cadaveri non ce ne saranno più. Qui cade l'ultima tessera del domino. L'ultima tessera del domino, eh? Hai proprio ragione, Prime. Qui cade tutto ciò che è l'istituto. E il combattimento è già in atto, vedo. C'è anche il paladino Dance, ciao!
Sono orgoglioso di te, Dance. Altri? Preso. Obiettivo raggiunto. Dance, analisi, forza, vieni. Delle difese. Nascondersi è inutile. Per la confraternita. Ah, c'è anche Ingram. E certo, voi vi siete fatti il viaggio veloce con l'elicottero. Io me lo sono dovuto fare a piedi. Oh, altri nemici. Bersaglio individuato. Risultato dell'analisi. Rilevato complesso comunicazione sotterraneo. Presi. Profondità 5 metri. Composizione sabbia, ghiaia, comunismo. Valutazione tattica. Attaccare il complesso per ripristinare la democrazia. Attenzione. Personale indicato a mantenersi a distanza di sicurezza. Allarme intruso. Vai, Prime, scioglili! Madonna mia! Quanto sta durando sto laser? Occhio, Dogmeat! Qui! Vai lì! Stai lontano! Minchia! Eliminato! Che colpo! Attivazione della direttiva 7, 3, 9, 5 per unità terrestri. Distruggere tutti i comunisti. Bad Dance, è il momento di tornare dentro. Dogmeat, che stai facendo? Forza, andiamo. Ad victoriam. Ci vediamo dentro. Buona fortuna, paladino. Buona fortuna, Ingram. Discuti della missione. Bandito dall'istituto, ovviamente. Dance, ho una cosa per te. Prendi questo, soldato. Che cosa? Oh, grazie. E questa è tutta la discussione? Ho una cosa per te, prendila. Ad victoriam, paladino. Ad victoriam anche a voi. Ovviamente usare l'ascensore fuori discussione. Beh, aspettatevi della resistenza. Vieni, Dance. È il momento di farla pagare. Hanno scelto i sintetici più resistenti che hanno, vedo. Nemico neutralizzato. Certo che questa vecchia sezione di robotica ha ancora un sacco di esemplari. Tranquilli, vi faccio fuori tutti. Nessuno di voi è salvo. E questo me lo prendo io. È il momento di entrare a Bioscienze. Vi prego di non combattere e arrendervi. Non vi verrà fatto alcun tipo di male se non vi opponete. Missione compiuta. Quello è leggendario. Questo è mio. Cacciatore. Attento, Dance, non farti ammazzare. I gorilla pure. Minaccia neutralizzata. Poveracci. Carne di gorilla sintetico. Grazie. Oh no, lo scienziato. Non è più il momento di fare i sofisticati ormai. Bisogna usare il tutto per tutto. Eccoli qua. Ma che... cos'è stato? Acquisiti.
Fulminarli è il modo più veloce per ucciderli. Dance, non cadere! Ecco fatto! Paladino, abbiamo individuato il reattore. È accessibile dalla divisione sistemi avanzati, solo che non puoi raggiungerlo. Ovviamente. Il blocco di sicurezza può essere aggirato solo dal terminale del direttore. Dovrai accedere ai suoi alloggi. Va bene, ci penso io. Vieni, bello, ti porto a conoscere una persona. Vedo che il piccolo Sean non è più qui. Allora, padre, rieccoci. Voglio parlare con te faccia a faccia, senza una stupida armatura davanti. Quando ho iniziato la tua ricerca, non pensavo saremmo mai arrivati a una roba del genere. Mai, 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 mai. Eppure, eccoci qua. Sean. Non mi aspettavo di rivederti. Sei qui per vedere il reattore, vero? L'abbiamo ultimato senza di te. Lo immagino. Mi dispiace che sia finita così. Mi dispiace che sia finita così, Sean. Ti dispiace? Non puoi dirlo se sei qui per completare il lavoro. Non ti basta che io sia qui in punto di morte? Ora cosa hai intenzione di fare? Vuoi distruggere tutto? Dimmi allora. Con quale virtuoso pretesto giustifichi questa atrocità? Davvero dici questo? Davvero. Con tutti i nemici che ti sei fatto, non riesci a immaginare perché sono qui. Non pensavo che tu ne facessi parte. Beh, non ha più... Ho visto troppo per non essere contro di voi. Riuscirai nel tuo intento e rovinerai l'unica speranza per il futuro dell'umanità. L'umanità ha bisogno di scegliere per se stessa. E perché sei qui? Per rimorso o soltanto per soddisfazione personale? Sean, aiutami. Se mi aiuti, moriranno meno persone. Sean, se mi aiuti, ci saranno meno morti. Lo farai. Perché mai dovrei aiutarti? Aiutami e prometto di proteggerli. Aiutami. E ti prometto che proteggerò come posso tutti i superstiti. Molto bene. Il terminale dietro di me. Inserisci il codice d'accesso 9003. Disattiverà alcuni dei sintetici. Perfetto. Voglio solo che mi lasci stare. Oh, Sean. Non puoi capire quanto questo mi faccia male. Forse però questo è il momento adatto. Sean? Sembra che non risponda. Sta finendo il suo tempo. È ora di fare qualcosa oppure andarsene. Amministrargli il FEV. Ma che futuro lo aspetta? Oppure lasciarlo morire per via della malattia? Ma abbiamo trovato una cura. Potrei anche porre fine al tuo dolore. Ma tanto vale tentare il tutto per tutto, no? It'll be okay, Sean. Mommy's here now. Beh, Sean. È vero, sto per distruggere questo posto. Ma almeno, se mai dovrei morire, non sarà per colpa di quella stupida malattia. Stammi bene, figliolo. Dogmeat, andiamo. Lascialo riposare. Apriamo il terminale. Attiviamo il protocollo di evacuazione, bypassiamo la sicurezza e disattiviamo i sintetici. Ben fatto, Paladino. Ora dovresti avere campo libero fino al reattore. E sono lieta di annunciarti che sono arrivati i rinforzi. Benissimo. Come se ne avessimo bisogno, no? Ora la battaglia sta per diventare ancora più difficile. Meglio essere preparati. Sean, mamma deve andare. Di nuovo. Spero che tu stia meglio, in qualche modo. Per fortuna, sono veramente disattivati. In ogni caso, meglio distruggerli. Spero davvero che più persone possibili siano riuscite a scappare. Chissà, magari anche qualche sintetico si può essere salvato. Ora morirai, essere umano.
Bene. Quindi è questo che pensavi, eh? Forza, andiamo a sistemi avanzati. Uno e due. Parassita dell'istituto. È qui che nascondevano il loro reattore. E questo che diavolo è? Pega Fusion Powered PCD MK3. Bello. Ah, questo è uno zaino. Forza, verso il reattore. Distruggeremo questo posto. Sì, lo faremo. Segnali ostili. Ma guarda, stanno dormendo. Ho di nuovo il bersaglio. Intanto iniziamo a fare un po' di piazza pulita. A2018 è il nostro obiettivo. Oh, calmi tutti. Quanti leggendari in questa zona. E sono salito di nuovo di livello. E aveva un rolling pin questo. Davvero. Porca puttana. Di tutte le armi in cui potevamo imbatterci, proprio una delle più merdose siamo riusciti a prendere. Nemico neutralizzato. Dov'è A2018? Voglio vedere che cosa aveva. Un Lucky Flammer. Bello. Ho fatto un casino. Aiuto. Caro Paladino Dance. Eccoci arrivati. Il nucleo del reattore. Wow, wow, wow. Quante radiazioni. Meglio prendere una pillola. Vuoi mettere la carica? Ovviamente. Nice work, soldier. Let's go. Grazie. Andiamocene. Ulla. Perché solo a lui è stato teletrasportato? Ah, ecco. Non facciamo favoritismi. Let's get out of here. Dispiacente, ma anziano. Dance, ecco di nuovo con l'armatura. Ma scusami. È saltato fuori un bambino. Sostiene di essere il figlio del paladino, signore. Ah, il mio cosiddetto prego, figlio. Mamma, non lasciarmi qui. Voglio venire con te. Perché mi chiami mamma? Perché mi chiami mamma? Cosa? Tu sei mia mamma. Come ti devo chiamare? Chi ti ha detto che sono tua madre? Chi ti ha detto che sono tua madre? Che vuoi dire? Non me l'ha detto nessuno, lo sai e basta. Non sono tua madre, mi dispiace. Non sono tua madre. Chiunque te l'abbia detto mentiva. Ma lo sei. Non me l'ha detto nessuno, lo so e basta. Perché dici così? Non mi vuoi più bene? Tu non sei quello vero, mi dispiace. Volevo bene a mio figlio. Il mio vero figlio. Tu non sei lui. Non puoi chiedermi questo. Che significa che non sono tuo figlio? Lo dici solo per lasciarmi qui senza restarci male. Ti odio. Beh, meglio così, no? Forse quel sentimento mi distacca totalmente da te ora. Ingram, andiamocene. Ingram? Amavo mio figlio, il mio vero figlio. I loved my son, my real son. That's what I love about you. I don't even know what to say. Except that they deserve what's coming to them. Già, quello è un sintetico. He's a synth, Ingram. He's not really my son. Are you kidding me? The Institute made synths that look like children? Già. Incredibile, vero? E sai cos'altro? Mio figlio era a capo dell'istituto. I met with the leader of the Institute. And it turns out he's my son. Yeah. I was in cryogenic storage for a long time. I only just woke up. The Institute kidnapped my son while I was still trapped. But I've found him now. Già. We might be butting heads. E l'ho visto persino morire. Andiamocene da qui. Subito, Paladino. Ti manderò al luogo della detonazione. Imposterò il teletrasporto in modo che gli ultimi di noi siano trasferiti sul Pridwen. Così tutti saranno in salvo. Ottima strategia. Dopo l'esplosione del reattore, di questo posto resterà solo un mucchio di macerie fumanti. Chissà che spettacolo. Pare che qui il tuo lavoro sia finito, Paladino. Ottimo. Allora, fammi andare via. Ti prego, mamma, non lasciarmi qui. Voglio venire con te. Va bene, ma cerca di non farmene pentire. D'accordo, puoi venire con me.
ma cerca di non farmene pentire. Sono felice che c'eri tu a salvarmi. Beh, tieni conto che comunque non sei mio figlio. Sono solo una stupida con un buon cuore. Andiamo, Ingram! Eccoci qua, allora, sul tetto del mondo, a vederlo bruciare. Addio, istituto. E tutto ciò a cui è collegato. Come la città non crolli su se stessa, questo è un mistero. Non è il momento, Dogmeat. Stiamo guardando il mondo bruciare un'altra volta. La sento passare sopra di me. Il calore, la forza, le radiazioni. La paura. È la fine del mondo, ancora una volta. Chiudo gli occhi. Penso alla mia vita prima di tutto questo. Prima delle bombe. Tutto può cambiare in un istante. E il futuro che hai pianificato muta. Che tu sia pronto o no. Prima o poi. Succede a tutti. Questo non era il mondo che volevo. Ma è quello in cui mi sono ritrovata. Il Commonwealth. La mia casa. Fatta a pezzi e rimessa insieme. Pensavo, speravo che avrei trovato la mia famiglia. Ingannato il destino, sistemato le cose, come una volta. Ma ora lo so. So che non si torna indietro. So che il mondo è cambiato, che la strada sarà dura. Stavolta sono pronta. Perché so che la guerra non cambia mai. Che succede? Anziano? Dance? Quindi, sembra che il Commonwealth stia per vivere una nuova era di pace grazie a te. Che vuoi dire? Una nuova era di pace? Che vuoi dire? La costante paranoia di vivere all'ombra dell'istituto è svanita non appena hai premuto il pulsante del detonatore. I rapimenti, la paura e la minaccia che la loro tecnologia vada fuori controllo. È tutto finito. Grazie a te. Sicuramente. Unirsi a voi è stata la cosa giusta. Unirmi alla confraternita d'acciaio era la cosa giusta per il Commonwealth. Non ha importanza. Quello che hai fatto avrà ripercussioni negli anni a venire. È destinato a entrare nella storia. Il racconto di un soldato solitario che ha reso queste terre un luogo migliore. Un luogo in cui la gente non dovrà più temere di vivere nella paura, ma potrà vivere in pace. Il Commonwealth è al sicuro, perché hai scelto di rischiare e fare la differenza. Già, significa molto per me. Grazie, Dance. Sentirtelo dire significa molto per me. Prego. È il minimo che possa fare per il soldato che ha rischiato tutto per me. Comunque, ho detto quello che avevo da dire, quindi non ti tratterrò oltre. Immagino sia giunto il momento di avventurarti nel nuovo mondo che hai creato. E se mi vorrai ancora al tuo fianco, sarò onorato di accompagnarti. Ad victoriam, sentinella. Ad victoriam, anziano. Già, il mondo che ho creato.